pomeriggio a tutti, ben trovati e buon festival intanto. Oggi pomeriggio, fra poco, con il professor Vecchi affronteremo il tema della salute diseguale nell'Italia unita. Faremo insieme al professore un viaggio nel tempo, perché il professor Vecchi è uno storico economico e racconterà, dati alla mano, quello che ha ricostruito negli ultimi 150 anni della nostra storia. E il professor Vecchi ha 49 anni, è di Modena, ha sposato due figli, ma vive a Roma, dove insegna economia all'Università Tor Vergata. Ma i suoi studi in particolare riguardano la teoria, la misurazione e la storia del benessere dei popoli. È un economista dello sviluppo, studia ed insegna storia, statistica ed economia. Ma è anche presidente dell'Associazione per la Storia Economica, che ha sede all'Università Sant'Anna di Pisa, associazione sostenuta dalla Banca d'Italia, e domani parlerà qui al Festival dell'Economia il Governatore, ed è anche co-editor della rivista di storia economica fondata da Luigi Einaudi nel 1936. Ma è tante altre cose, quindi raccontiamo un po' quello che fa il professor Vecchi, perché è anche responsabile scientifico, pensate, un po' di un progetto di ricerca internazionale in collaborazione con l'Università di Oxford. Questo progetto è stato scelto veramente tra decine di migliaia di progetti, perché che cosa fa? Ha il compito di studiare i bilanci delle famiglie di tutto il mondo negli ultimi 2-3 secoli, quindi un progetto veramente importante che è finanziato da l'Institute for a New Economic Thinking di New York, ha un sito aggiornato in tempo reale, un sito internet che potete vedere anche voi e che fra poco vi farà vedere il professor Vecchi, e nel board scientifico di questo istituto di New York ci sono diversi premi, economisti e premi Nobel. E nel tempo libero, nel pochissimo tempo libero che gli rimane, il professor Vecchi però gira il mondo anche per la Banca Mondiale, ovvero per la World Bank di Washington. Per fare che cosa? Per assistere i paesi in via di sviluppo nell'analisi delle condizioni di vita, paesi che poi chiederanno gli aiuti per il sostegno internazionale. Ma come abbiamo detto, allora uno studioso, un ricercatore, che questa sera ci prenderà per mano e con lui faremo, come abbiamo detto all'inizio, un viaggio nel tempo. Ripercorreremo i progressi della salute degli italiani negli ultimi 150 anni. Questi progressi che lui ha studiato in una ricerca veramente ampia, una ricerca che non era mai stata fatta prima e che è stata pubblicata nel suo libro dal titolo In salute e in povertà, proprio in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Il format che proporremo questa sera sarà un po' diverso dagli altri, ovvero non ci saranno domande alla fine, ma proprio perché faremo insieme un viaggio indietro nel tempo, voi tutti siete partecipi, e quando avete delle curiosità o delle domande da fare al professore, lo potete, c'è la signorina qui che ci assiste, lo potete interrompere, lui si fermerà, faremo una sosta, una fermata, a seconda degli anni, e continueremo poi insieme. Allora io lascio la parola al professor Vecchi, grazie. Grazie, allora mi tolgo la giacca, scusate perché c'è una temperatura eccessiva. E è un grande piacere avere l'opportunità di presentare questa ricerca in questa sede, e vediamo se riesco a far procedere, scusate, con la tecnologia, eccoci qua, perfetto. Allora, questo è il titolo. Dicevo, un grande piacere avere la possibilità di raccontarvi l'esito di ricerche che sono state svolte all'interno dell'Accademia, quindi poter uscire fuori a raccontare quello che troviamo all'interno dell'Università è un'opportunità rara, di cui sono molto grato di poterlo fare. Che cosa farò? Vi proporrò una ricostruzione in cui guardiamo al lungo periodo, quindi l'orizzonte temporale che cercherò di coprire sono i 150 anni che ci separano, un po' di più ormai, dal 17 marzo del 1861, quando venne proclamato il Regno d'Italia. Quindi cercherò di darvi una visione di lungo periodo, che lascerà ovviamente poco spazio al dettaglio. Sarà una visione che si basa sui fatti, su una lunga raccolta ed elaborazione di dati che appunto hanno il vantaggio di darci la prospettiva storica e di farci capire che cosa è nuovo, che cosa abbiamo di fronte per la prima volta. Il compito più difficile è l'ultimo, è quello di, che dà anche il titolo a questo festival, è quello di andare oltre il cosiddetto italiano medio, il reddito medio, la speranza di vita media, la mortalità media, riconoscendo che ci sono tante
differenze nella nostra società e che non tutti riescono a beneficiare dei benefici della crescita nella stessa misura. Quindi tenterò di guardare gli aspetti distributivi. Allora, le fonti sono sostanzialmente i due libri, uno in italiano, uno in inglese, uno scritto nel 2011 in Ricchezza in Povertà, quando abbiamo celebrato questa importante ricorrenza dell'Unità d'Italia, l'altro è uscito il mese scorso per Oxford University Press, è scritto in inglese e contiene sostanzialmente buona parte, per chi fosse interessato, dei materiali che vi presento oggi. E poi c'è un progetto che si chiama Historical Household Budgets, bilanci di famiglia storici, in cui raccogliamo decine di migliaia di contabilità di famiglie, che sono quelle che ci consentono di ricostruire una storia per la quale pochi altri paesi possono raccontare. Vi farò vedere a brevissimo. Quindi queste sono le fonti, nel caso qualcuno si stanchi prima e voglia andare a vedere da solo, può andarle a vedere. Io comincerei delineando un pochino il contesto economico di questi 150 anni in poche diapositive. Però qui direi che è saltata un po' tutta l'animazione. Qui ci sono, scusate, ma c'è un tecnico? Scusate un secondo. Qui è stata caricata una PDF. Doveva essere qui, no? Come? Avanti, indietro. Sì, non doveva essere così. Io ho questo. Questo è un PDF. Saltate. Va bene, facciamo finta che vada tutto bene. No, è il contenuto che non va bene. Allora, va bene, cominciamo da questo grafico fondamentale. Questo è un grafico fondamentale perché vi mostra, nell'asse orizzontale c'è il tempo. Comincia con il 1861 e corre lungo i 150 anni. E nell'asse verticale c'è il prodotto interno lordo, aggiustato per l'inflazione in maniera tale che stiamo confrontando il potere d'acquisto fatto bene. Comincia quindi la storia dal nostro primo re Vittorio Emanuele II e termina con il PIL di Renzi, perché quello di Gentiloni ancora, come sapete, non è disponibile. Questa parabola ci racconta, questo grafico ci racconta una storia di una crescita che è molto non lineare. Il reddito è rimasto abbastanza costante per 50-100 anni e poi ha avuto questa improvvisa scalata che è rimasta nella nostra cultura associata al miracolo, no? Il miracolo economico, gli anni 50-60, poi vedete che si continua a crescere, poi dopo siamo nel periodo quassù in cima che noi continuiamo a chiamare di grande recessione. Quindi questo è il quadro che ci interessa guardare, perché naturalmente se siamo interessati alla salute c'è un nesso molto complesso ma stretto fra salute e reddito. Da un lato si può immaginare che il reddito possa aiutare a vivere più a lungo, a beneficiare lo stato di salute, allo stesso tempo si può anche immaginare la relazione opposta, cioè che lo stato di salute consenta di generare più reddito. Quindi è importante avere in mente, se vogliamo capire l'evoluzione del reddito degli italiani, il grafico del PIL per abitante di questi 150 anni, e questo ce l'abbiamo. Il secondo grafico che qui vi mostro è un grafico che mi mostra nell'asse orizzontale, come al solito, il tempo, i soliti 150 anni. Nell'asse verticale ci sono la percentuale di italiani in povertà assoluta. Questo ci interessa perché naturalmente sono proprio le fasce, l'abbiamo sentito in tanti interventi, le fasce più marginali, più povere della popolazione, quelle che se avessero un po' più di reddito avrebbero dei guadagni più consistenti di salute. Quindi ci interessa molto, per capire i margini di miglioramento di una società, capire quante sono le persone povere, perché sono proprio su quel segmento dove abbiamo più margini per ottenere dei guadagni significativi di salute. Questo ci mostra una storia molto bella, ci mostra, vedete, un trend di lungo periodo che ci dice che gli italiani sono riusciti a crescere secondo la traiettoria che abbiamo visto prima, ma vedete che qui è interessante perché la povertà, mentre se vi ricordate dalla diapositiva precedente il reddito restava piatto per un po' di tempo, qui invece la povertà sta calando fin da subito, no? Quindi è un modello di crescita interessante questo degli italiani, che sono riusciti a crescere contemporaneamente ad abbattere la povertà
assolute, poi vedete che ci sono tuttavia due episodi di inversione di tendenza, uno è quello in cui viviamo oggi e l'altro è quello degli anni 30. Questo porta, non voglio andare fuori tema, ma porta a una piccola osservazione a margine che se vogliamo fare un confronto storico fra l'epoca in cui viviamo e il passato, suggerisco di prendere gli anni 30, che non sono stati degli anni belli, molti di voi saprete, no? Per prendere. E qui vedete che le statistiche stanno iniziando a sottolineare delle correlazioni, ovviamente era un mondo diverso, eccetera, però abbiamo queste due inversioni di tendenza. Quindi quello che registriamo è che intorno alla fine degli anni 80, primi degli anni 90, la povertà subisce un'inversione che ha un unico precedente, che è quello degli anni 30, ma che sta continuando per, diciamo, ormai 20-25 anni, no? Questo sta accadendo. Come mai succede questo? Beh, i bilanci di famiglia raccolti, decine di migliaia, voi sapete che diciamo, l'Istat nasce nel 1926, le indagini campionarie, quelle che servono per capire se la disuguaglianza del reddito aumenta o diminuisce, sono oggetti che nascono nel secondo dopoguerra, negli anni 50. Qui invece riesco a dirvi in questo grafico la distribuzione della disuguaglianza del reddito anche per i periodi precedenti, grazie a questa raccolta di cui abbiamo parlato prima, che rende l'Italia un paese in grado di ricostruire la propria storia distributiva. Nell'asse verticale qui ho un indice, questo indice di Gini, che varia da 0 a 100, quanto più è alto tanto maggiore la disuguaglianza, tanto più è basso tanto maggiore è l'uguaglianza. Quindi questo è un tassello che ci dice nuovamente che c'è una tendenza di lungo periodo alla maggiore equità distributiva, alla maggiore uguaglianza, ma poi di nuovo abbiamo un mondo che cambia, che è il mondo che, diciamo, dell'ultima generazione, gli ultimi 20-25 anni. Questo ci dà un quadro, secondo me, importante per capire, comprendere anche le dinamiche degli indicatori a cui siamo più interessati oggi, che è quello degli indicatori sanitari. D'accordo? Questo però ci dà il background, il contesto economico che possiamo tenere utilmente a mente. Le ultime due diapositive sono la solita storia, nel senso che ho 150 anni nell'asse orizzontale. Questo è lo stock di ricchezza, cioè è la ricchezza privata delle famiglie. Queste stime le abbiamo fatte, non ancora pubblicate sostanzialmente, con due studiosi di Banca d'Italia, Luigi Cannari e Giovanni D'Alessio, e come vedete c'è una parabola irresistibile e poi inizia questa discesa che si vede anche in quest'altro grafico, dove in questo caso vi faccio vedere la capacità di risparmio degli italiani che sta andando a picco. Perché? Perché è la difesa del benessere che troviamo in atto come risposta agli indicatori che vi ho fatto vedere poco prima. Abbiamo un paese che non cresce più, con le disuguaglianze in aumento, la povertà in aumento, quello che sta accadendo è una difesa del benessere attraverso una minore capacità di risparmiare e andare ad attingere alla ricchezza accumulata dalle generazioni precedenti. Quindi questo è un momento difficile ovviamente dal punto di vista economico, ed è un momento che va messo fra virgolette, nel senso che è un periodo molto lungo, sono 20-25 anni che abbiamo questa difficoltà, che quindi si può a mio parere chiamare strutturale, no? E questo ci dà la possibilità di fare un primo punto che riassume quello che abbiamo visto fino adesso, tanto per fissare le idee e poi concentrarci sulla salute. È stato un percorso non lineare, abbiamo avuto fino al 1911, per i primi 50 anni dell'Unità d'Italia, abbiamo avuto indicatori tutti stazionari, questi monetari, non succedeva un granché, il reddito non riusciva ad aumentare, anche il risparmio è stata una conquista, vi ho fatto vedere probabilmente troppi grafici in troppo poco tempo, però era un mondo in cui non accadeva nulla sostanzialmente fino alla Seconda Guerra Mondiale. Qualcosa si è mosso fra le due guerre, gli anni 20 sono stati molto diversi dagli anni 30 e poi dopo invece c'è stato questo grande balzo che ha caratterizzato un po' tutti gli indicatori che abbiamo visto nel secondo dopoguerra. Quindi i miracoli, adesso qui non so cosa accada, le slide sono andate tutte, mi scuso con voi, impaginate male, qui sotto c'è scritto, non lo vedo neanche io, ma avendole preparate faccio finta di leggerlo. Ci sono due miracoli che sono rimasti in mente, diciamo sono due miracoli che ho portato alla vostra attenzione. Il primo è quello del PIL, del reddito, questo lo sanno tutti perché c'è scritto in tutti i libri di storia.
Il secondo, che non, invece è nuovo e non c'è scritto in nessun libro di storia, tranne quelli che avete visto, è quello della disuguaglianza. Il primo miracolo, quello del reddito, lo datiamo negli anni 60. Il secondo miracolo, quello in cui gli italiani davvero hanno fatto uno strappo e sono diventati una società più uguale, più inclusiva e sono riusciti ad abbattere la povertà, è stato negli anni 70. D'accordo? Quindi fate finta di vedere un secondo bullet qui che ho scritto: il primo miracolo del PIL, il secondo della disuguaglianza, e poi c'è una terza parte della slide che vi racconto andando a memoria, in cui dico che ci sono delle nubi sul futuro, perché negli anni 90 il mondo nostro cambia tutto. Negli anni 90 tutti gli indicatori che abbiamo visto svoltano: il PIL inizia a scendere, la disuguaglianza aumenta, la povertà aumenta, è un mondo che sta prendendo una direzione chiaramente diversa, senza precedenti nella nostra storia. Questo è il contesto economico. A questo punto iniziamo a guardare la salute dell'italiano medio. Voi capite che le diapositive bianche mi mettono in difficoltà perché le mie erano non bianche, e però qui abbiamo un problema non piccolo, non posso raccontarvi i grafici che non vedo neanche io. E come si fa? Allora, vi intrattengo un secondo per capire, perché è un po' imbarazzante. Qui c'è un grafico, vado a memoria, con la speranza di vita degli italiani. Cioè questo, io non sono un cabarettista, ma so che c'è questo imperativo che the show must go on. Grazie mille. Però io vado avanti, ma senza di voi, nel senso che, grazie mille. Qui c'è un grafico con la speranza di vita degli italiani. Capite che era un grafico fondamentale. È un grafico che vi mostra, provo a raccontarvelo a parole in attesa che forse qualcuno mi riesca a soccorrere, è un grafico che vi mostra che è stato difficile ricostruire, non lo trovate neanche nel sito dell'Istat. Vi mostra qual era la speranza di vita alla nascita del regno degli italiani quando nel 1861 si sono trovati come un paese unito. In quell'anno la speranza di vita era pari circa 25, 26, 28 anni. C'è un po' di... Quindi la speranza di vita alla nascita nel 1861 era, facciamo un numero tondo, 28-29 anni. Oggi non esiste paese al mondo con questo livello di speranza di vita così bassa. Il più povero degli stati africani non credo che scenda sotto i 40-42 anni come speranza di vita alla nascita. Quindi è un indicatore, quello che non vedete, che cattura in maniera fortissima l'arretratezza dell'Italia. È una arretratezza che fatichiamo, non possiamo neanche vedere oggi andando in Sierra Leone, perché è un paese che già ha 10-15 anni in più di speranza di vita rispetto a quello che eravamo noi. Quindi eravamo un paese periferico, arretratissimo. Sottolineo questo perché le stime di chi si è avventurato nel passato e ha stimato la speranza di vita dei romani, all'epoca dei romani, stimavano 25-26 anni, quindi vuol dire che in circa 2000 anni gli italiani hanno guadagnato 4-5 anni in due millenni di vita media. Poi il grafico che non vedete parte e inizia ad aumentare, fino a raggiungere i livelli attuali, che sono superiori agli 80 anni, rendendo gli italiani secondi sostanzialmente solo al Giappone. C'è una manciata di paesi di cui non mi interessa tanto, la Svizzera, insomma, un pochino di paesetti ci sono, ma diventiamo il paese più longevo. Questa è una parabola che non ha uguali in nessun'altra metrica del benessere degli italiani, in nessun'altra metrica gli italiani sono così brillanti nel conquistare questo benessere. Poi ci sarebbe un'altra diapositiva che io cambio in maniera diligente, ma che per voi non cambia niente, in cui, ed è questa, in cui faccio uno zoom negli ultimi 15 anni, negli ultimi 20 anni, e quello che vedo è che sì, la speranza di vita continua ad aumentare, ma iniziamo ad essere superati dagli spagnoli e da altri paesi. Cioè non riusciamo più a tenere il passo, e non è una sorpresa, perché
Diciamo il passo di crescita, ve l'ho fatto vedere, il contesto economico, quello che sta succedendo, è abbastanza da attendersi che un paese così in difficoltà mostri questa flessione e venga inizia ad essere superato nella speranza di vita da altri paesi. A questo punto avrei avuto queste diapositive che non compaiono, quindi facciamo finta che sì. Non riesco, questo è troppo te, non riesco a commentare. Io vi chiedo scusa, c'è questo di servizio per cui non riesco a commentarvi la presentazione come era. Allora, un altro modo per guardare, per valutare gli aumenti della speranza di vita degli italiani è quello di guardare cosa c'è dietro. C'è un crollo della mortalità, del tasso di mortalità, in particolare di quella infantile. Quindi nelle diapositive che non riusciamo a vedere vi avrei mostrato il motore che stava dietro a questa grande aumento della speranza di vita, conquista della longevità, che è una caduta sostanzialmente della mortalità, in particolare della mortalità infantile. È quando si riesce ad abbattere dei dati che qui non riesco a farvi vedere, in cui all'Unità d'Italia le stime sono che 250 bambini su 1000, cioè uno su 4, non riusciva ad arrivare al primo anno. Capite che questi sono numeri ormai sconosciuti. Oggi si arriva al 3-4 per 1000. Questo è il salto, no? Grandissimo. Su questo abbiamo di nuovo una bella pagina di storia, ma se ci confrontiamo con altri paesi si mostrano dei ritardi nel tempo in cui siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. Provo ad accelerare perché capisco che le diapositive bianche non siano bellissime da guardare. Allora, se mi chiedo che cosa c'è dietro il crollo della mortalità, sono tante le spiegazioni che sono state date nella letteratura. Una ha a che fare col miglioramento della nutrizione, l'altro con l'avanzamento delle conoscenze, altre ancora naturalmente col reddito, altre ancora l'elenco dei sistemi sanitari pubblici, e il punto con cui diciamo riassumiamo per dire beh, allora qual è di questi quello che maggiormente conta? Non ce l'abbiamo una risposta, non è stata ancora elaborata. Per quale motivo? Per il motivo che sono fattori che spesso agiscono simultaneamente, sono sinergici gli uni con gli altri, è molto difficile identificare le relazioni causali. Quindi la mia personale conclusione è avere in mente questi fattori, quali sono gli agenti, e avere un senso in quale momento storico questi fattori hanno più importanza, e questo lo dovremmo vedere. Allora, qui abbiamo maggiore fortuna, qui riusciamo a vedere una ricostruzione in cui vi mostro lungo l'asse orizzontale c'è sempre il tempo, nell'asse verticale c'è la disponibilità di calorie per persone al giorno. Non so chi di voi abbia fatto la dieta, io ci lotto sempre tutti i giorni. Questa è grosso modo una possibile soglia sotto la quale si può iniziare a parlare di deficit, diciamo, di energia, 2000, 2000, cioè in media in una popolazione. Quello che vedete da questo grafico è che se dovessimo giudicare, ci sono due cose interessanti a mio parere, se dovessimo giudicare con questo parametro, la conclusione è gli italiani non sono mai stati sottonutriti, perché siamo sempre stati in media sopra questa soglia, diciamo, ipotetica di sottonutrizione. Poi vedete che a differenza degli indicatori monetari che abbiamo esaminato prima, qui c'è molta azione. Questa non è una serie piatta nei primi 50 anni, qui c'è un aumento della disponibilità calorica degli italiani. Poi vedete che qui ci sono anni molto diversi, e qui abbiamo una cosa non sorprendente, ma il pattern, l'andamento che ormai abbiamo visto più volte, che caratterizza un po' tutte le serie di lungo periodo del nostro paese. Allora, questo è un fattore che si ritiene abbia un'importanza nello spiegare i miglioramenti nella speranza di vita, nella resistenza, nella naturalmente, come dire, dipende dai periodi storici. Un aspetto che gli storici economici usano in assenza di altri indicatori è quello di tenere conto non solo della disponibilità calorica, cioè di quanta energia si introduce, ma anche dello stile di vita, delle condizioni ambientali, di quali limiti, di quali vincoli l'ambiente pone sugli individui. Per misurare il saldo netto di ciò che si ingerisce, ciò che si spende, si usa l'indicatore della statura. La statura riesce in generale a dare un senso delle condizioni in cui le persone vivono, e sono
E in questo caso vi volevo raccontare l'esperimento che venne fatto negli anni 50 dalla BBC, i quali fecero una trasmissione che si chiamava, adesso queste diapositive sono veramente terribili, Twin Sister, Twin Brother, in cui invitarono, per amore di scienza, a presentarsi negli studi televisivi tutti i gemelli che fossero stati separati alla nascita, che per qualche motivo la vita aveva separato dopo la nascita. E fecero una trasmissione che aveva uno scopo squisitamente così culturale. Un genetista del University College, London College, fece una capì che questo era un grande esperimento, e era un grande esperimento naturale, perché avrebbe dato la possibilità di vedere l'impatto dell'ambiente sulla statura degli individui. Cosa fece? Allora, c'era una diapositiva molto bella, questa bianca, ecco, la rimetto per Tigna. Qui ci sono due gemelli omozigoti, quindi con lo stesso corredo di DNA, separati alla nascita. Uno si chiama Alfred, l'altro si chiama Harry. Vennero divisi alla nascita. Harry venne mandato da una zia psicotica che lo fece vivere sotto un sottoscala, negandogli persino acqua, con le deprivazioni più terribili. Harry rimase, o Alfred, non mi ricordo, rimase invece a casa di papà, trattato bene, in un benessere totale. Si sono riuniti in questa trasmissione all'età di 35 anni e questa diapositiva vi mostra le differenze fra le due persone. Una magra e più bassa, l'altra più in carne e più alto di statura, con una differenza di 8 centimetri e mezzo. Questi 8 centimetri e mezzo di statura sono, essendo gemelli omozigoti, attribuibili interamente alle condizioni e ai vincoli che l'ambiente ha messo. Questo per argomentare come la statura riesca a cogliere l'impatto dell'ambiente sulle condizioni di salute. A questo punto il grafico successivo, sono più su. Ma non ci sono proprio le... mancano le diapositive. Beh, è lo stesso, perché se no andiamo fuori tempo. Va bene, allora cosa succede? Perché la statura ci piace molto? Ci piace molto perché in questo caso abbiamo dei dati, siamo molto ricchi di dati, perché come voi sapete quando c'era la visita di leva tutti i maschietti all'età di 20 anni venivano misurati, veniva misurata la statura. E la statura, come vedete qui in questo grafico, mostro solo l'esempio di popolazioni che sperimentano proprio delle diminuzioni, degli accorciamenti. Questi sono tratti da altri studi, vi mostrano come nell'asse verticale c'è la statura media dei ventenni maschi, vi mostra come ci sono tanti episodi, anche in paesi molto ricchi, no? Gli Stati Uniti, il Regno Unito, in cui ci sono periodi di tempo in cui la statura si accorcia. Quindi non è ovvio che la statura sia destinata sempre. La storia è piena di esempi di popolazioni che subiscono per periodi prolungati delle privazioni e quindi la statura si accorcia. Questa è la nostra ricostruzione fatta su circa 26 milioni di dati che sono stati elaborati di individui, la statura degli italiani, questi erano nel 1861, vi sta dicendo che la statura dei ragazzotti italiani era 163 centimetri in media, e questo vi fa vedere l'ultimo dato disponibile, i nati nel 1980, dopo la leva è stata tolta, obbligatoria, e abbiamo una statura, e vi mostra, diciamo, l'andamento italiano, che mostra appunto l'assenza di particolari ferite, diciamo, o decrescite. E ora, l'intervento dello Stato, il ruolo della conoscenza, della scienza è difficile da cogliere. E io qui ho una diapositiva che vi mostra la relazione che lega la speranza di vita alla nascita al reddito. Questa è una curva
che vale per questi pallini sono le regioni italiane e la dimensione del pallino è proporzionale alla dimensione della regione. Quindi questo vi mostra una relazione che lega il reddito alla speranza di vita, diciamo alle condizioni di salute, che si sposta nel tempo. Questo vuol dire che a parità di questa curva si alza nel tempo. Avrei potuto continuare a tracciarla per altri anni e più andiamo in anni recenti più questa si alza. Cosa significa questo? Significa che se fissiamo un livello di reddito, qualunque esso sia, c'è una parte della speranza di vita che non è spiegata dal miglioramento delle condizioni economiche, ma da qualcos'altro. E questo qualcos'altro è un insieme di conoscenze che vengono rese disponibili, diffuse con il concorso dell'intervento pubblico, insomma da fattori che non dipendono dal reddito. Questo era semplicemente un modo per ricordarci che ci sono degli elementi, ci sarà la medicina, ci saranno le scoperte, ci saranno le diffusioni, ci saranno le politiche pubbliche che devono rientrare nel nostro quadro per capire chi ha cosa ha causato il miglioramento delle condizioni. Quest'ultimo grafico è obbligatorio, è una ricostruzione ancorché faticosa in un lavoro congiunto fatto con il professor Attella e la dottoressa Francisci dell'Istituto Superiore della Sanità, in cui abbiamo ricostruito l'andamento della spesa pubblica, che dà un po' un'idea delle risorse messe in campo per migliorare le condizioni degli italiani. Qui il riassunto che emerge dalle slides che non avete potuto vedere era l'arretratezza, per capirci, iniziale, che si contrappone tuttavia alla dinamica mostrata dagli altri indicatori che invece siamo riusciti a vedere all'inizio. Quindi abbiamo salute che migliora, speranza di vita alla nascita, mortalità che si muovono da subito, la nutrizione, la statura, a fronte di una stazionarietà degli indicatori monetari. Questo porta naturalmente a dire una cosa, un piccolo messaggio, cioè tutti i libri di storia economica che possiate avere a casa mancano di dare una rappresentazione di quello che è accaduto al benessere degli italiani, perché sono basati quasi esclusivamente sul prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo vi dice: non è successo nulla per i primi 50 anni, qualcosa si è mosso negli anni fra le due guerre e grandi balzi. Vi racconto una storia stilizzata, fatta così. Gli indicatori sanitari raccontano una storia diversa. I miglioramenti si registrano fin da subito. Ora, il passo successivo di questa relazione è cercare di vedere oltre l'italiano medio, cioè gli aspetti distributivi. Questo è un terreno più difficile, naturalmente, perché i dati su 150 anni sono più difficili da raccogliere. L'italiano medio non esiste, che cosa sappiamo? Abbiamo una chiara percezione, questo ho omesso di documentarla, del fatto che l'integrazione economica del paese non è un processo compiuto. Quindi è giusto, lecito, legittimo chiedersi in quale misura questo trovi riflesso anche nelle disuguaglianze della salute. Questo è un grafico che vi mostra, sempre nei 150 anni nell'asse orizzontale, nell'asse verticale c'è la percentuale di italiani che non raggiungono le 2000-2200 calorie al giorno. La percentuale sta all'interno di questa banda. I dati non ci consentono di farvi vedere solo una linea precisa, c'è incertezza dovuta a tanti fattori, ma sappiamo che il numero vero sta dentro quel tunnel. E quello che vedete è di nuovo una storia molto diversa da quella che racconta il PIL. Il PIL sta fermo nei primi 50 anni. Qui abbiamo una incidenza della sottonutrizione che invece crolla. E questa fa il verso con l'aumento della disponibilità di energia che abbiamo visto nel grafico delle calorie, nel senso che è coerente, sono più calorie rese disponibili e qui naturalmente catturiamo l'aspetto distributivo. Ci sono due altre, corro un pochino, se no il tempo passa troppo in fretta, ci sono due altre cose che la storia ci consegna molto interessanti. Qua siamo nel secondo dopoguerra, questi numeri ci stanno dicendo che la fame è tornata in Italia, la storia è tornata indietro all'improvviso a livelli anche precedenti a quelli dell'Ottocento. Queste sono cose che nessuno poteva aspettarsi, però quest'idea che sempre si debba andare verso il progresso qui trova un opportuno reminder, ci ricorda che le cose possono prendere un'altra svolta. E poi colpisce un po' questo tratto finale, cioè questo tratto finale ci sta dicendo che in Italia, nonostante
gli straordinari progressi economici, abbiamo ancora uno zoccolo di persone che, per i quali il cibo, una nutrizione adeguata è un problema. Questa curva non si schiaccia, non diventa zero. Tanto è vero che, così giusto per inciso, vi riporto qui un indicatore che forse non tutti hanno presente, ma insomma nel piano che la Comunità Europea si è dato per gli anni a venire, nel misurare la povertà è ancora presente fra gli indicatori che vengono monitorati, guardate, l'incapacità di fare un pasto adeguato almeno una volta. Sembra un po' anacronistico, no? Andare a giro per questa ricca Italia e chiedersi: ma scusa, tu hai difficoltà a mangiare? La risposta è: non è anacronistico, lo abbiamo visto nel grafico prima e lo vediamo ancora presente negli indicatori che vengono usati nel radar di oggi dai policy makers. Vi faccio vedere la cosa più cosa sappiamo delle stature. C'è un gradiente geografico molto grande, ci sono 3 centimetri che separano. Questi sono gli italiani del nord nella linea rossa, centro-nord, e quelli della linea tratteggiata sono gli italiani del mezzogiorno. Vedete che è un paese che non è riuscito a chiudere questi divari, sono aumentati anzi. Questo è quello che accade a quasi tutti gli indicatori fra le due guerre. Poi arriviamo qui a un divario un po' meno marcato, ma ancora diciamo ampio. Poi diciamo, per questo periodo abbiamo meno interesse perché abbiamo indicatori molto più potenti per indagare i fenomeni che ci interessano. Però diciamo, il lato che rende molto interessante l'analisi delle stature ve lo faccio vedere nella diapositiva successiva, che è una bella pagina della storia italiana, per fortuna c'è. Allora, questa è l'immagine dell'Italia, siamo a livello provinciale, i colori rossi indicano stature corte, nella misura in cui accettate di prendere la statura come un indicatore del buono o cattivo ambiente epidemiologico, ma più in generale economico, vedete che c'è una questione meridionale presente da subito. Questi sono i nati nel 1850, questo ritrarrebbe il divario nord-sud nel 1800, alle soglie diciamo dell'unità. Questa mappa, prima della prima guerra mondiale, si trasforma in una maniera che, come vedete, il nord diventa strepitosamente verde, cioè strepitosamente alto, e ci sono molti miglioramenti anche al sud, molti miglioramenti anche al sud. E c'è un dato che è particolarmente interessante di questa nostra storia. Non c'è una singola provincia che subisca un peggioramento delle condizioni di vita o delle condizioni di salute. Non ce n'è una sola. Questo cioè ci dà un'idea, da cui il titolo di questa diapositiva, della natura benevolente della nostra industrializzazione. In molti altri paesi non è stato così. Ci sono state aree in cui alcune zone hanno subito un deterioramento delle condizioni di vita. L'urbanizzazione tipicamente crea, almeno temporaneamente, delle pressioni che, diciamo, nocive per la salute, e si vedono delle flessioni nella statura. Questo non è accaduto. Quindi quello che impariamo da qui è una cosa molto importante. Ogni singola provincia del paese ha registrato un miglioramento, e questo non è ovvio, non è stato così in Spagna, non è stato così in Inghilterra, non è stato così negli altri paesi per cui sappiamo qualcosa. E il secondo dato è che naturalmente alcune zone sono cresciute molto più rapidamente delle altre. Il nord qui è diventato molto più verde di quanto non lo sia diventato il sud. D'accordo? Quindi questo è un aspetto che stiamo dicendo di un paese che ha corso tutto nella stessa direzione, quella giusta, ma una parte ha corso più velocemente, e questo ha causato naturalmente un allargamento della forbice fra le due aree. Questo è quello che impariamo. Quindi c'è sempre un tratto bello, la diffusione del benessere, e un tratto forse meno, che è quello della non tutti naturalmente sono andati alla stessa velocità, alcuni sono andati un po' più piano. Un secondo tratto, naturalmente una seconda divisione, è quella di genere. In questo caso c'è una forbice che si apre fra i maschi e le femmine nel secondo dopoguerra. L'anno, come vedete, insomma, è una forbice che diventa importante, e credo di farvi vedere qui questo è lo stesso grafico in cui vi faccio vedere l'Italia, che è questa linea scura. Questa è la differenza di anni fra gli uomini e le donne, quindi siamo a un livello molto basso che cresce nel tempo. Abbiamo il 1900, dove sta? Qui, questo è il nostro massimo. Nel 1979 è l'anno in cui è più ampio
il divario fra le donne e i maschi, sono circa 7 anni, mi sembra, e mezzo o qualcosa del genere, dopodiché oggi si attesta intorno ai 4 anni e mezzo, questa è la lunghezza di vita, la super, insomma, che si registra. Ma come vedete l'Italia per lungo tempo ha un divario, stando a questi numeri, più bassi di altri paesi per i quali abbiamo informazioni. La cosa che la spiegazione, poi questa è solo una, se riuscissimo ad andare avanti, sì, sarebbe molto bello, sì, grazie. Forse è arrivata la versione giusta della anche se stiamo finendo, però pensavo, per rispetto a voi, di mettere un secondo solo la versione giusta. Ripartiamo dalla legge. Ma non riparto dall'inizio, no. Coglio impreparato, sulla Francia del 1861 crollo, adesso vediamo. Prego. In altri paesi no, cioè l'Italia la prima e la seconda guerra non ha dei picchi, lì è come se dei dati fossero carenti, soprattutto la prima guerra, no? Perché qui sì, sì, 100.000 credo... morti ci sono stati, certamente. La Germania nella seconda, vabbè, no, qua la Germania non c'è, però almeno l'Italia nella prima guerra dovrebbe avere un picco, probabilmente lì le statistiche non hanno colto questo fenomeno. Sì, non... ci sono, ha ragione, no. Perché cioè ci sono dei... è come ci fossero dei buchi di rilevazione. Assolutamente, mettiamo nella prossima versione le pecette sulle due guerre mondiali, nella prima e nella seconda, dopodiché questo non risolve il problema del 1871, ma sospetto che sia questo il motivo, assolutamente. Prego. C'era un picco alla fine della prima guerra mondiale, penso fosse la spagnola invece. Lì c'è la pandemia spagnola, sì. Che sia... Va bene, adesso questo era solo una slide che mi serviva per nell'economia del tempo per mostrare l'esito di un paper recente di Graziella Caselli in cui spiega ma come mai siamo riusciti dal 79 ad oggi quasi a dimezzare il divario di genere nella speranza di vita, e ho trovato molto simpatico, dopo un'analisi tecnica molto impervia, la conclusione di Graziella che dice non è tanto le donne che hanno iniziato a fumare, come talvolta sì, questo è vero certamente, ma l'analisi della Caselli ci dice che sono, e questo diciamo evidenziato col testo in blu, sono gli uomini delle generazioni più recenti che hanno capito che devono imitare i comportamenti femminili, quindi gran parte della riduzione del gap maschio e femmine è perché c'è stata una comprensione da parte degli uomini delle corti più recenti di dovere seguire gli stili di vita delle donne. Ora, questo è un grafico che mostra, secondo me molto interessante, mostra la difficoltà del processo di convergenza. Allora, qui nell'asse verticale ho riassunto, qui diciamo dietro questo grafico c'è la ricostruzione della speranza di vita a livello regionale, quindi diciamo circa 20 regioni per ogni anno. La lunghezza della barra è... tanto più lunga è la barra, tanto maggiore è la differenza fra la regione più longeva, che ne so, la Liguria, il Piemonte, e la regione meno longeva, la Calabria, tipicamente. Qui non ci sono scritte perché un po' cambiano nel tempo, i dati non sono neanche molto certi. E quindi la lunghezza della barra vi mostra il bonus di un bimbo o di una bimba che nasce in una regione rispetto a un'altra. Quindi nascere in Calabria rispetto alla Liguria, se queste erano le regioni più e meno longeve, fa una differenza di 10 anni in media. Questo
è il differenziale che tiene, come vedete, per tutto il periodo dell'Italia liberale. Fra le due guerre aumenta e diventa di circa 12 anni e oggi, diciamo, il periodo medio è di 5, credo che negli ultimi anni, ma qui forse ci sono esperti, si sia dapprima assottigliato e da ultimo, negli anni più recenti, credo che ci sia evidenza di una divaricazione già in atto da qualche anno, cioè di riapertura della forbice. Ora, un altro modo per mostrare questo grafico è quello di mostrare, in questo caso avete questa matassa di fili grigi che sono le regioni, però questo vi mostra la speranza di vita al centro-nord e mezzogiorno. Un elemento di chiusura c'è esattamente all'indomani del secondo dopoguerra. Nel saggio scritto col professor Attella e la dottoressa Francisci ipotizziamo una, diciamo, spiegazione che passa per l'introduzione degli antibiotici, che come sappiamo sono più efficaci a debellare malattie infettive più tipicamente associate ad età più giovani. Allora l'introduzione degli antibiotici associati a una struttura demografica più giovane nelle regioni meridionali spiegherebbe aumenti dei benefici distribuiti a maggiore, diciamo, favore delle regioni meridionali. Questo che vediamo è una pausa, perché qui si inizia già ad intravedere come in realtà vi sia una forbice che si sta riaprendo in maniera, mi sembra, abbastanza chiara. Allora, dal punto di vista degli indicatori di cui siamo riusciti a ricostruire un po' le dinamiche, questo grafico vi mostro cosa succede, chi guadagna e chi perde, diciamo così, con chi guadagna di più, guardando alla distribuzione delle morti per età e per genere. Questo grafico qui riguarda l'Italia per il primo dato di cui disponiamo, 1872. Vi fa vedere che molte morti sono concentrate nei primissimi anni di vita. Nell'asse verticale c'è l'età della popolazione, quindi le barre lunghe qui vuol dire che muoiono molte persone giovani, poi ne muoiono relativamente meno nella fase centrale della vita e poi abbiamo quello che di solito ci si aspetta, cioè le morti maggiori si dovrebbero concentrare nella parte alta dell'età. Questa è la trasformazione a distanza di 40 anni, come vi faccio vedere come si modifica questo indicatore nel corso dei 150 anni. Qui inizia a prendere la forma più moderna, qua siamo nel secondo dopoguerra, e questa è l'immagine tipica, diciamo, di un paese moderno in cui sostanzialmente abbiamo il fatto che si muore all'età giusta, si muore quando si è anziani, con questa asimmetria un po' legata al fatto che sono le... Quindi, diciamo, i bambini escono il dato più, però come vedete è questione molto soggettiva stabilire quanto è rapido il crollo della mortalità infantile. I confronti internazionali mostrano che non siamo stati molto veloci, soprattutto nel secondo dopoguerra, non siamo stati molto veloci. Questo ecco, è quello che intendevo. Questa è la mortalità infantile, quindi decessi entro il primo anno nell'asse verticale, 150 anni nell'asse orizzontale, l'Italia è questa rossa, e qua quello che vi fa vedere semplicemente è come a partire dal secondo dopoguerra vi siano paesi come la Spagna, come il Regno Unito, in cui, non il Regno Unito, la Germania, vedete che qui riescono ad andare giù molto più velocemente di quello che non riusciamo a fare. Questo è semplicemente per dire che adesso, se dovessimo fare un'analisi congiunturale, abbiamo che anche la velocità è un fattore di cui tenere conto. Tuttavia arriviamo al 1961 con ancora un divario vedete sostanziale, cioè abbiamo che per ciascuno che muore in Toscana ne muoiono due in campagna. Se guardiamo, che non è proprio il mio mestiere, ma insomma a distanza di 50 anni interrogo quello che mi dice l'Istat ieri sera, e l'Istat ieri sera mi dice che in Calabria registriamo 4 decessi, 0.7 per 1000 nati vivi, e in Piemonte 1.6. Quindi questa è la sintesi di un documento che, insomma, è lì per dire dove siamo. Questo esula un po' dalla nostra carrellata di lungo periodo, però è evidente che abbiamo delle ampi margini per la chiusura di questi divari.
Le conclusioni, ve le pongo in forma un po' più basta grafici, in forma più narrativa. Parto da questo medico bolognese, al quale venne affidata un'inchiesta che doveva riferire al Senato del Regno le condizioni del neonato regno. E ho trovato molto belle le parole con cui si espresse. Cere pallide, tempre di carne morbidamente impastate, macchine gracili e frolle costituzioni. Questa era la descrizione per ricordarci, è una descrizione così suggestiva, per ricordarci quello che abbiamo visto e non visto nei grafici della speranza di vita ed altri che abbiamo visto e non visto, cioè della tremenda arretratezza che caratterizzava l'Italia nel 1861, molto più importante di quella che si può cogliere da altri indicatori monetari. La salute degli italiani, poi sappiamo che c'è il lieto fine, nel senso che abbiamo raggiunto questo vertice della longevità, e se confrontassimo i risultati ottenuti in altre dimensioni del benessere, l'istruzione, il lavoro minorile, quello che può venire in mente, non c'è pagina più di cui essere più orgogliosi di quella della salute, in termini di ciò che siamo stati in grado di raggiungere. Non abbiamo indicatori che ci mostrino una storia di maggior successo. Nella prima fase, quello che vi ho mostrato e qualcos'altro che non vi ho mostrato porta a suggerire l'importanza di fattori che hanno giocato un ruolo fondamentale, e il punto su cui vorrei lasciarvi una sottolineatura è che, usciti di qui, i libri che raccontino del benessere degli italiani basati su cose diverse dal PIL, sui 150 anni, non ci sono. E quei libri, quelli che ci sono, vi raccontano la storia basata sul PIL, sul prodotto interno lordo. Quella non è la storia che abbiamo raccontato oggi guardando questi indicatori, perché la storia che abbiamo raccontato oggi è una storia di miglioramenti che partono subito, che hanno tempi diversi, che conseguono mete in tempi diversi. Quindi la storia basata sul PIL davvero non rende un buon servizio storico a raccontare i guadagni, i progressi, il tempo con cui gli italiani hanno raggiunto le condizioni di salute. Nel secondo dopoguerra, naturalmente, questo è un campo come vale per tutti i paesi, abbiamo i progressi che sono, insomma, capiamo e sappiamo cosa ha consentito il miglioramento delle... Questo mi fa venire in mente che purtroppo nelle diapositive non viste avevo inserito dei bei grafici in cui vi facevo vedere l'evoluzione delle cause di morte. E le cause di morte si riassumono, ve lo riassumo a parole, ma abbiamo un crollo delle malattie infettive che precede il decollo del prodotto interno lordo. Quindi sono altri, non è il benessere economico in sé che ha consentito questo traguardo di abbattere la mortalità infantile, di far decollare le altre statistiche. Nel secondo dopoguerra abbiamo invece il ruolo della medicina, dell'azione pubblica, e questo diventa sinergico, perché naturalmente a quel punto ci vogliono anche i quattrini, naturalmente, per implementare e trarre vantaggio da questi miglioramenti. Ora, come cittadino non può non venirmi in mente questo articolo della Costituzione, e la mia lettura, questo è l'articolo che conoscerete, l'articolo 32 ci dice la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Allora, naturalmente, alla luce dell'evidenza che abbiamo visto, seppure di corsa, la mia personale lettura è che è rimasto una lettera di intenti ancora, non siamo riusciti ad attuare questo principio dell'articolo 32. Se guardiamo le tendenze, che non è proprio esattamente il mio compito, ma insomma mi pare che siano già visibili elementi di preoccupazione. Vi ricordo la lunga premessa che abbiamo fatto sul contesto economico, cioè un paese in cui le disuguaglianze aumentano tanto e la povertà è in grande aumento. Questo rende più difficile l'accesso, a cure adeguate, eccetera, eccetera. No? Quindi questa è la cosa da tenere a mente.
C'ho un'ultima conclusione che è un ottimo argomento per l'aperitivo che forse ci aspetta, che è questo. Allora, questo è un grafico terribile. È un grafico che è fatto così. Ci perdo 2 minuti, se me li date, perché vi riempirà di amarezza. Allora, nell'asse orizzontale ci sono gli anni, questa volta li ho organizzati per decadi. E mi sono chiesto, prendiamo la prima decade, quella del 1861-1870, qual è il peggior paese al mondo in termini di tasso di crescita durante quel decennio? La risposta è Cina, questo numeretto qui, è il peggiore. E tutta questa linea qui sono i peggiori paesi del mondo. Nella stessa decade mi sono chiesto qual è il paese che cresce come media nel decennio più veloce in tutto il mondo. La risposta è New Zealand, la Nuova Zelanda. Non mi chiedete il perché non lo so. Facendo questo esercizio si ottiene questo grande cono che vi mostra nel tempo come i paesi sotto, i paesi peggiori si alternino e i paesi così come i paesi migliori. La traiettoria qui in mezzo è la nostra Italietta, questa vedete tratteggiata, questa è l'Italia, che arriva nel decennio 2000-2010 a essere proprio il punto di inviluppo inferiore, cioè è il paese nel mondo, scartati i paesi che hanno meno di 300.000 abitanti, scartati i 2 paesi che hanno il petrolio, scartati una manciata di paesi che per quale ci qualifichiamo come paese peggiore. Ora, non è mio compito in questa sede argomentare che dice il paese è in una condizione di declino, ma supponiamo per un secondo che lo sia. Questo è un piccolo grafico, ma è una... L'argomento per l'aperitivo è questo: quando un paese è in declino, se lo è, si sviluppano, c'è un bellissimo libro scritto da un signore americano che si chiama Friedman, Benjamin Friedman, nel 2007, che si chiama The Moral Consequences of Economic Growth, cioè ci spiega cosa succede a una società quando smette di crescere. Quello che succede, argomenta questo autore, è che nella società si sviluppano dei valori che diventano un ostacolo alla crescita economica. Quali sono? Beh, una tendenza alla chiusura, una tendenza alla intolleranza, perché naturalmente in assenza della prospettiva della crescita, se la stagnazione si prolunga per troppo tempo, allora si sviluppano questi sentimenti, questi che si affermano, poi si traducono in atteggiamenti. Questo fa sì che parta un circolo vizioso, ovviamente. Noi sentiamo questo argomento fuori dall'Accademia come una sostanzialmente ritorno o ricerca di condizioni migliori che riguardano il passato, quando cioè si cresceva sostanzialmente. Allora, in generale, le cifre che noi abbiamo visto non danno spazio alla nostalgia, non c'è spazio per essere nostalgici. Nel mondo che abbiamo visto in passato si moriva prematuramente, c'era, purtroppo non abbiamo visto tanti grafici per qualche problema tecnico, ma c'erano crisi molto più frequenti, era un mondo in cui nessuno vuole tornare. Quindi questo tipo di atteggiamento di guardare un po' indietro non è supportato da... Non è un posto in cui vogliamo andare, è un posto in cui vogliamo tornare. Se vogliamo guardare avanti, e questa è la mia ultima considerazione, allora serve una cosa che uno studioso che si chiama Joel Mokyr, uno storico economico di Princeton, ha scritto un bellissimo libro che si chiama The Culture of Growth, in cui fa un passettino avanti rispetto alla centralità che spesso ha nelle nostre discussioni il tema dell'istruzione, che è importante coltivare education. Siamo indietro con gli indicatori PISA, tutte queste cose, sapete, no? Leggete, gli italiani stanno scivolando un pochino su questi. Mokyr dice non basta più l'istruzione, non è più sufficiente per riuscire a stare sulla frontiera e crescere. Serve una cultura. Che cosa vuol dire una cultura? Serve non solo l'istruzione, questa ormai è una condizione necessaria, ma non è più sufficiente. Serve comprendere come fare a gestire tutte le tensioni che si creano quando un paese sviluppa, si accorge che non riesce più a crescere, la tendenza a chiudersi, la tendenza a sollevare muri, a ergere muri, la tendenza a rendere, cioè, un divario allocativo
se la torta ha la stessa dimensione, gioco forza, bisogna avere una fetta più grande, il gioco diventa quello. E lì partono questi ricerca della rendita, tutti i valori che non sono quelli che servono per la crescita. Allora Mokir dice serve una cultura della crescita, cioè capire che per fare questo bisogna gestire queste tensioni che nascono nella società, e per farlo bisogna avere qualcosa di più dell'istruzione, bisogna capire cosa serve per crescere. Ed è il secondo aggettivo, che è la mia modesta aggiunta, è l'inclusività. Questo serve nel nostro discorso di oggi, perché se non è una crescita inclusiva, cioè se non è una crescita che raggiunge i segmenti più svantaggiati della popolazione, i nostri indicatori della salute, qualunque essi siano, peggioreranno in maniera drammatica, si polarizzeranno e creeranno le basi per, diciamo, tutta una serie di dinamiche che sono ben note, in cui il tessuto sociale inizia ad essere messo sotto tensione in maniera molto vistosa, un fenomeno peraltro già in corso, io credo. Quindi la cosa che qui emerge, che è il mio pensiero, la riflessione conclusiva, è che questo aumento delle disuguaglianze che abbiamo visto, unito a questo ormai strutturale incapacità di invertire il trend, ha delle ripercussioni che sono già visibili nelle misure di disuguaglianza degli indicatori sanitari, ma sospetto che sia un processo molto non lineare e che la chiave per uscirne sia questa difficilissima ricerca di una cultura della crescita, su cui serve riflettere, io credo, assai, anche per le disuguaglianze della salute. Grazie mille. Grazie. Allora, avevamo detto che non c'erano domande alla fine, ma se ci sono le possiamo fare, visto che alcune diapositive erano in bianco, quindi ci consentono di fare le domande. Prego. Allora, sono Vincenzo Atella e sono anche coautore del professor Vecchi. Volevo solo aggiungere fare una notazione. In una delle slide che è stata presentata, Giovanni ha fatto vedere che continua a esserci uno zoccolo, diciamo, duro di persone con problemi di sottonutrizione. Questo è sicuramente importante, ma la cosa ancora più interessante, che lui non ha fatto vedere, ma che insomma esiste, è che insieme a questa sottonutrizione c'è una notevole fetta della popolazione italiana che soffre di malnutrizione. Cioè significa che noi abbiamo persone che non riescono a raggiungere le calorie minime e abbiamo tante persone, soprattutto adolescenti, che stanno ben oltre quello che dovrebbe essere, diciamo, il limite della ottimale di calorie. E l'insieme di queste due cose è chiaramente ancora più esplosivo, perché come dire, è un problema, non è solamente un problema italiano, è un problema un poco mondiale, questo di avere, diciamo, un numero di persone sottonutrite, numero di persone malnutrite, che come dire, diventano sempre più grandi rispetto al numero di persone che sono correttamente nutrite. E questo, diciamo, per tutta una serie di problemi che attiene soprattutto, non è dato l'essenziale anche prima, a come creare condizioni per cui patologie croniche poi nell'età adulta si possono sviluppare, come dire, ci dà una visione, quella che Giovanni non ha presentato, ma che comunque anche da questo grafico e altri grafici prima, cioè che le cose nei prossimi anni potrebbero, diciamo, non essere così belle come le abbiamo viste fino adesso. E faccio una cosa di pubblicità: domani mattina parlo della sostenibilità. Bene. della salute alle 9:30. Là. Sì, io sono dalla Zuanna, parliamo spesso di queste cose quando ci vediamo, quindi volevo condividere alcuni ragionamenti. Allora intanto devo dirti che forse sono un pochino meno pessimista per un po' di cose. Per esempio, secondo me l'articolo 32 della Costituzione, è vero che non è attuato del tutto, però abbiamo visto anche prima l'intervento Gruber, si chiama, non so, quello del il padre dell'Obamacare, no? Ecco, il quale lui mostrava, parlava, lodava l'Italia, nel senso che diceva in Italia, a differenza di quello che succede negli Stati Uniti e in altri paesi, le cure di base sono garantite a tutti, e di base non vuol dire le aspirine, vuol dire che quando si ammala gravemente si va in ospedale e ti vengono portate le cure serie, bene, eccetera. Allora, a differenza per esempio degli Stati Uniti, dove c'è 20 milioni di persone che prima dell'Obamacare erano
non coperte e col Trump che era rischiano di diventare non coperte di nuovo, insomma, ecco, tanto per dire. Allora la domanda è, avete provato a scorporare un pochino l'effetto, se si riesce, del, in particolare dal 78, del sistema sanitario nazionale? Cioè un sistema sanitario nazionale, no, che è, almeno si dice universale, si dice così, cioè in che modo è intervenuto sulle diseguaglianze? Cioè è riuscito a intervenire in modo importante? Ecco, ben sapendo che la materia è molto infida, cioè fino a 30 anni fa, 40 anni fa, erano i ricchi che morivano di più di infarto rispetto ai poveri. Cioè, voglio dire, c'erano anche le malattie del benessere, no, che venivano chiamate. Adesso ci sono, ma sono diverse perché adesso c'è più consapevolezza, insomma, tutta una serie di cose. Per cui è veramente una materia su cui io vi ammiro molto, perché so che è una difficoltà enorme riuscire a lavorare su sta roba. E un'altra cosa sulla nutrizione, se posso. È chiaro che è una cosa di cui si parla da un secolo, si discute, quindi voglio dire, non è che sono cose semplici, però è vero che in epoca prima della rivoluzione della medicina, almeno quello che ci dicono i demografi storici, che la mortalità era la stessa per i conti marchesi e per i poveracci, cioè nel senso che anche se alcuni mangiavano benissimo, altri mangiavano quasi da schifo, però alla fine quello che contava era perché ti ammalavi, perché ti graffiavi con un chiodo, cose di questo tipo, eccetera. Ecco, per cui anche qua non è che rischiamo di sovrastimare un pochino l'effetto della nutrizione, cioè nel senso che in realtà noi abbiamo visto miglioramenti enormi anche in alcune, non so, io ho studiato il Veneto in particolare, in alcuna fase dell'Ottocento, miglioramenti importanti della mortalità infantile, ma con tassi di nutrizione nella seconda metà, per esempio nel periodo asburgico, assolutamente non crescenti, insomma, non miglioranti. Certo che sono dati difficili, eccetera. E se posso chiedere un'ultima cosa, dici qualcosa dei tuoi libretti, che sono cose fantastiche, dai. I libretti di consumo, così condividi anche con loro un po' di cose che stai facendo. Buonasera. Lei prima aveva fatto notare che la salute pubblica nella storia italiana ha anticipato il miglioramento del PIL. Volevo capire se c'era stata una vera stretta correlazione con questo, cioè nel senso che è proprio il miglioramento della salute pubblica ad aver dato il miglioramento poi del PIL in Italia. Grazie. L'ultima, così poi risponde tutto insieme. Se posso, c'è spazio, proprio mi rivolgo allo storico. Abbiamo visto che nei primi 50 anni dall'Unità d'Italia il PIL non è aumentato, cioè sostanzialmente è rimasto invariato il PIL italiano, però abbiamo visto una riduzione consistente della povertà. Lei l'ha toccato probabilmente come fattori finali in quelle slide finali, però mi interessava se può fare un approfondimento su quali sono stati i fattori che l'hanno ridotto, perché a parità di PIL o c'è stato un fenomeno di redistribuzione del reddito, che mi sembra strano in quell'Italia liberale, però ecco, forse lì chiedo allo storico, io non ricordo più, forse non ho mai studiato, o ci sono stati invece più che una redistribuzione del reddito, quindi un aumento delle fasce meno abbienti, del reddito, magari ci sono stati interventi pubblici, quindi in qualche forma di redistribuzione, ma attraverso l'intervento pubblico, sussidi alimentari, sussidi materiali, no? Le mense per i bambini, altre forme di sostegno che hanno sottratto una certa percentuale consistente dalla fascia di povertà. Grazie. Buonasera professore, innanzitutto complimenti per la bella presentazione, non affatto disturbata dalle difficoltà tecniche. La mia domanda si basa su una parte del suo titolo, in ricchezza e povertà nell'Italia unita. Prima si parlava dell'articolo 32 della Costituzione, io invece mi vorrei concentrare sugli ultimi 16 anni, cioè dall'agosto del 2001, dal momento da cui è in atto il processo di federalismo sanitario. Allora io volevo sapere se voi avevate osservato con evidenze empiriche un impatto di questa progressiva autonomia regionale in termini appunto di impatto sullo stato di salute dei cittadini italiani e di aumento o riduzione delle disuguaglianze. Grazie, sì, tutte difficilissime queste domande. Allora Giampiero,
l'impatto della... Hai ragione, il tema era... Non bisogna essere così pessimisti, in fin dei conti se pensiamo agli americani o se guardiamo altre realtà non bisogna essere così pessimisti, questo lo condivido in pieno, quindi è una notazione opportuna e tutta la nostra storia abbiamo sempre questa tensione, se la guardiamo in isolamento e guardiamo la traiettoria della nostra Italia giungiamo a certe conclusioni, quando ci confrontiamo ad altri paesi naturalmente e le conclusioni cambiano, questo si applica in entrambe le direzioni, abbiamo fatto meglio, abbiamo fatto peggio, quindi lo condivido e il punto, la precisazione che hai fatto, l'impatto del sistema sanitario nazionale, cioè di queste grandi cambiamenti istituzionali, io da un punto di vista econometrico non è il mio mestiere, ma non l'ho cercato di identificare, ma lo abbiamo negli studi con il professor Attella ed altri, l'abbiamo ben segnalato, cioè c'è un contesto con la riforma ospedaliera del 68 in cui evidentemente bisogna mettere dentro il quadro, dentro i fattori, quindi chiamiamole istituzioni, quindi non le abbiamo potute datare, misurare, perché la presentazione descrittiva che ho fatto questo pomeriggio aveva lo scopo di delineare un po' i lineamenti di lungo corso, quindi premessa per appetiti più curiosità più importanti, sono stati nominati e però non saprei quantificare, perlomeno non sono neanche al corrente di studi che questo facciano. Quindi è una bella domanda, ma non c'è una risposta. La nutrizione è il, se non sbaglio, perché poi qui il maestro sei tu, non sono io, è un ruolo a cui l'importanza della nutrizione dice, ma io credo che fossero Scofield e Wrigley che avevano sollevato anche questo aspetto, dicevano, ma guardate, come può essere la nutrizione responsabile dei miglioramenti della salute? In fin dei conti essere re o essere poveraccio in un'epoca pre-industrializzata si muore più o meno con lo stesso tasso. Dopodiché il signore che ha portato dentro questo fattore alla rilevanza della nutrizione, sappiamo bene, era un epidemiologo, McEwen ed altri, che i quali viceversa hanno sostenuto, quindi un dibattito, hanno sostenuto il contrario. Quindi io non ti so dire se il gradiente, nel caso dell'Italia non lo conosco, il gradiente una maggiore mortalità legata al censo, legato alla disponibilità economica, ancora non ce l'abbiamo. Probabilmente, accolgo volentieri il tuo invito a raccontare un secondo i dati dei bilanci di famiglia, probabilmente abbiamo la possibilità, vorrei solo far capire la complessità del compito, cioè che difficoltà c'è nel legare lo stato di salute alle condizioni di reddito? Una difficoltà è la non disponibilità dei dati, è molto poco divertente come risposta, ma non abbiamo i dati per farlo e tantomeno l'abbiamo per il secolo scorso. Vi ricordavo durante la presentazione come per capire gli aspetti distributivi, cioè le differenze, in questo caso ci stiamo concentrando fra ricchi e poveri, diciamo così, condizioni di salute degli uni e degli altri. Per poter fare questo tipo di analisi dobbiamo avere i dati dei redditi degli italiani, non uno, non il PIL, bisogna avere un campione di dati per poi ordinare i redditi, identificare chi è ricco e chi è povero e poi vedere se ci sono delle difficoltà. La difficoltà di questo esercizio è che le indagini campionarie nascono in Italia nel secondo dopoguerra, la prima indagine dell'Istat è del 1968. Per il 1968 noi abbiamo una pubblicazione di 40 pagine perché non sono sopravvissuti. L'Italia è un paese che ha distrutto quasi tutto il proprio materiale storico, cioè tutti i dati raccolti nel 1968 dall'Istat, le schede, i questionari in cui chiedevano alle famiglie come stai, che reddito hai, dove tutte le domande che ci servirebbero per rispondere a queste domande, sono state mandate alla Croce Rossa, tutti i censimenti, le schede dei censimenti della popolazione, tutto è stato mandato al macero per aiutare la Croce Rossa. Quindi noi non siamo più in grado di seguire i nostri migranti, non siamo più in grado di fare tante ricostruzioni storiche. Se anche le avesse conservate, quindi l'Istat è stato il primo produttore, diciamo, di statistiche ufficiali e siamo nel 1968, ma non abbiamo i dati che sono sopravvissuti in quanto mandati al macero.
I primi sono del 1980, i primi dati per cui potremmo iniziare a fare qualcosina. La Banca d'Italia, che è l'altro ente che raccoglie questi oggetti, pubblica per la prima volta i dati disponibili per il 1977. Quindi, come abbiamo fatto a mostrare dati che vanno indietro nel tempo? Questo mi serve questa. Ah, qua vi faccio vedere, ormai me lo meritate, vi faccio vedere i due ragazzotti di cui vi ho detto prima. Dov'è che erano? I gemelli, eccoli. Alfred, questa era la figura di cui abbiamo parlato prima, dell'impatto delle stature, solo per far vedere che era vero che c'erano nelle diapositive bianche, no? Allora, tornando ai dati disaggregati, allora il progetto che ci ha consentito invece di raccontare la storia distributiva, che è questa sostanzialmente, sia della povertà, ma diciamo questa della disuguaglianza, è che per il periodo che precede, vedete, questa è l'Istat e la Banca d'Italia di cui vi dicevo, con i dati mandati al macero, però abbiamo fatto un po' di salti mortali e siamo riusciti a stimare questi numeri. Questa è l'indagine del 1948 fatta dalla Doxa. La Doxa, vi ricorderete, è una, credo che esista tuttora, venne creata nel 1946 e fece un'indagine strepitosa a livello nazionale per il 1948. Quindi abbiamo questo, non sappiamo nulla di quello che accade in mezzo. Per il periodo più antico abbiamo questo andamento che spiega in maniera un po' erratico la distribuzione. Per questo periodo invece c'è questo progetto di ricerca in cui nell'arco di circa 20 anni ho raccolto circa 20.000 bilanci di famiglie che sono conservati negli archivi, le famiglie ce le hanno donate, insomma è un patrimonio unico che ha consentito di fotografare a intervalli di 10 anni la distribuzione dei redditi delle famiglie e porre le basi per iniziare un po' a capire come sono andate le cose dal punto di vista distributivo. Quindi tutti questi puntini qui che dicono che la disuguaglianza ha seguito, se crediamo a queste stime, questo andamento in Italia, sono state rese possibili da questa raccolta di contabilità di famiglie che ci hanno potuto dare un'idea della distribuzione del reddito. Questo mi porta a rispondere a una delle altre domande. Il PIL, come è stato possibile giustificare i miglioramenti con un PIL stazionario? Beh, il PIL, il grafico naturalmente lo schiaccia tantissimo perché tiene dentro tutti i 150 anni. In realtà ha un suo trend gentile in cui aumenta più velocemente degli ultimi 10 anni recenti, quindi siamo sopra l'1% nei primi 50 anni. Il grafico, quando si descrive il lungo periodo, ovviamente si semplifica eccessivamente, lo mostra piatto, ma in realtà la sua dinamica ce l'aveva. Si aggiunge una tendenza distributiva che qui è molto schiacciata. Questo è un indice sintetico molto brutale, vi sta dicendo che qui non è che poi è cambiato tanto, non c'è una grande azione, è un divaga ma sembra un po' stazionario. Quello che si può fare, che non ho diapositive qui per farvi vedere, è che dietro questi numeri sintetici ci sono dei guadagni distribuiti in maniera molto diversa nei diversi periodi storici. Qui c'è stata una redistribuzione abbastanza favorevole alle classi meno abbienti, che dovrebbe tornare con un discorso di povertà che diminuisce, ma non esageriamolo neppure troppo, la povertà dov'era? Era prima, diminuisce. E se la cosa divertente, qui non c'è il tempo, ma in questo periodo aumenta molto anche la dimensione della popolazione, quindi in termini di numero di teste la popolazione qui sta aumentando talmente tanto che questo andamento ottimistico come percentuale non è supportato dai numeri assoluti, quindi in realtà sarebbe stato opportuno anche una precisazione in questo senso. Emerge un quadro un po' meno pessimista. Chiudo dicendo, dal 2001, io ho voluto tenere il radar sui 150 anni, quindi non mi avventuro, per uno storico poco prudente, entrare nel presente, ma è chiaramente visibile una tendenza alla divaricazione. Credo che gli interventi in questo festival portino molta evidenza. Le dinamiche si stanno di nuovo allargando, certamente. Io credo di avere... Forse no, la sua non ho risposto. Aspetti. No, va bene, sì. Il legame col PIL e con la salute, è uno di quei legami
che non si riescono a districare, perché appena uno si azzarda a dire che è stata la salute, il professor Dalla Zuanna dice no, perché i poveri morivano al tasso dei ricchi, e ha ragione. Appena si dice che era il reddito, no, perché in realtà a parità di reddito aumenta. Quindi era quella complessità. Io non sono ancora al corrente di studi in cui si riesca ad attribuire X% è dovuto a miglioramenti delle conoscenze, X% a miglioramenti del reddito e X%, perché sono sinergici fra di loro. Sarebbe credo anch'io, non ce l'abbiamo ancora questo, quindi la cosa importante è avere un senso, io credo, dell'importanza relativa di questi fattori nelle diverse epoche. La mia lettura è che in questa fase, nella fase iniziale, gli aspetti di nutrizione e le cose, se era un mondo più semplice, di diffusione delle conoscenze di base, abbiano giocato un impatto un po' più importante che non quello del reddito, che gioca un impatto molto più importante in una fase più avanzata nell'economia. Bene, allora grazie a tutti per la vostra attenzione, disponibilità e buon proseguimento con il festival. Arrivederci.